ricordate che è un giorno di festa. Il cuor si ribesta. Ok. Gesù era morto per noi è risorto. Campane. Morto e risorto, sì. Campane. Suonate. Gesù. E oggi è stato crocifisso. Salutate. Gabriele fa d'amore. Dov'è? Leone, dimmi dov'è. Lì vedi quello sotto e quello là. Però mamma. Ecco. No, noi abbiamo qui fuori due colombine. Una sta covando nel suo nido e non la vedete. E quella che vedete fuori suo marito. No, ma che spettacolo. Amori miei, sì. No, ma guardalo. Vedi che gli va a portare il cibo, secondo me, sai? Sì, semini. Tutti i semini che trova le foglie. Che spettacolo. Vedi? Ci vede tu? Ma i semini. Allora, qui stiamo preparando delle uova. Cos'è che sono le uova? Che faremo... No, adesso le stiamo facendo. Che faremo noi... E che alla fine vi sveleremo, perché io andrò a raccogliere fuori in giardino dei rami e noi coloreremo tutti gli uovi e faremo un albero di Pasqua fatto da noi. Vi sveleremo, vi stupiremo con effetti speciali. Vedrete. Ne ho fatto vedere. L'ho fatto io. Dice la Ginevra. No, ma è stupenda. Devo fare una foto, Ginevra. L'hai fatto tu? Fammi vedere il naso di Pinocchio. Ho fatto la serie. Ah, sì. No, ma no, questo. Aspetta, poi con l'istello lì di dietro. Questa è arte seria, non finta. Questa è arte vera. La serie sopra lì. È pazzesco. Ma Leone, guarda la bellezza di questo. Ma chi l'ha fatto? La Dada l'ha fatto. No, io e te dobbiamo fare l'altro. Il nostro sarà un po' più. Ma chi l'ha fatto? La Dada! Che spettacolo. Ma, cioè, capite? Adesso vi faccio uno scatto perché merita. Quella linguaccia con le uova sopra merita, no? No, vabbè, ma che coraggio che c'hai, Ray. Sherry. Ma che coraggio. Guarda. Guarda questa signorina. Dalle uova siamo passati. Ecco, guarda mo che me la fai morire. Cos'hai mangiato, Sherry? Per un lecca-lecca? Però mi sa di no. Dalle uova. Sherry, basta le... No, Leone, basta le calecca, dai. Okay. Guardate che casino che abbiamo fatto. Ah, ma è singhiosso! Sì, è singhiosso. Oggi è... No, la vigilia di Pasqua. No, la vigilia non è vigilia. È il venerdì santo. Che cosa è successo oggi, Leone? Gesù è stato crocifisso. E quindi perché non si mangia la carne? Non bisogna mangiare la carne oggi. Perché? Perché la vi... No. Dai, mamma. Ginevra, sta a te. Perché? Perché Gesù è stato crocifisso. E quindi perché non si può mangiare la carne? È un sacrificio. Sì. Giusto? Addirittura la Dada mi ricordava che non solo non si può mangiare la carne, ma bisognerebbe digiunare. L'ha detto. E allora perché siamo a tavola? Potevamo saltare? Perché ci avete preparato da mangiare se bisognava digiunare? Noi continuiamo.
così te apri? Ogni angolo della casa mi agguanta. Mamma vuole fare anche la porta. Stiamo facendo una casa. Vai. Vero Leone? Sì. David, vai. Come vi piace la musica araba? Dai Stellona, facci un ballo. Samantha, mamma, come ti chiama Joel? Samantha. Mamma, ma come la faccio a fare la porta? In che senso? Vuole fare la porta per entrare. E que- ah, fai la porta. Così? No, Zoe. Come? Zoe. Fai un taglio qua. Guardatele, guardatele. Mezza vittoria in Cina, ma non vi dico ancora niente perché devo capire bene. Però è una mezza vittoria per la tutela di queste grandissime creature. Ve lo dirò con calma. Signorina, si può spostare? Distanza di sicurezza, vada via. Prima c'è la signorina, sì, Betty. Io sfasci la casa così, però. Scusi, commesso? Io è un'ora che gli chiedo un succo. Prago profumatamente, 3 euro. Signorina, io però vorrei i miei soldi che dopo devo pagare. Vorrei comprare. Che cosa ha commesso? No, ma è prima Siri. Ah, prima di me, ma è solo un'ora che sono in fila. Quindi prima lei addirittura. Siri, vieni. Vada Siri. Vada nella bottega di da, dalla porta di servizio. Che spettacolo. Mamma mia, l'Ave Maria è emozionante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Azione, ma liberaci dal male. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ci tengo a dire questa cosa. Sicuramente a 50 anni, che è la mia età, diventi più saggio, più sensibile, più tante cose. Però tu sei benedetta fra le donne. È benedetto il frutto del seno tuo, Gesù, che è morto in croce per noi. Io sono sempre stata una cattolica non praticante. E poi ho fatto un viaggio a Medjugorje, non sono stata illuminata dalle impressioni della Madonna, non sono per quella roba. Però io sono tornata e da allora, parliamo di 4 anni fa, faccio il rosario, lo faccio in aereo, lo faccio alla sera, lo faccio quando sento il bisogno di farlo, dura 20 minuti leggere un rosario. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.